Benvenuti a una nuova trasmissione del punto approfondimento politico e amministrativo dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Conosciamo i due ospiti di questa puntata. Giancarlo Cintioli del Partito Democratico, benvenuto. Benvenuto Grazie. a Massimo Monni di Umbria Popolare, nuovo centrodestra. Credo sia logico, più che opportuno, iniziare anche questa puntata parlando della crisi economica che si sta abbattendo in maniera drammatica sul lavoro e quindi sulle famiglie. Molte le vertenze in atto anche nella nostra regione, tra cui la più imponente, quella che sta interessando le acciaierie di Terni che se chiamiamo il primo motore economico dell'Umbria non diciamo certamente un'eresia. E mi il loro futuro, perlomeno così come l'abbiamo conosciuto fino a qualche settimana fa. Ma come andrà a finire questa avvertenza, Cintioli? Sono giorni e ore queste particolarmente intense. Ma io spero che finisca bene. Tra l'altro tu la individuai come uno dei principali motori dell'Umbria, io credo che il problema Ast Tissencrupp Acciaierie sia un problema che invece riguarda in generale le politiche nazionali, perché credo che sia uno dei problemi che oggi il Paese ha. Tra l'altro in Umbria abbiamo anche altre purtroppo situazioni preoccupanti. C'era quella della Perugina di pochi giorni fa, ce ne sono altre, ma credo che questa dell'Aste sia veramente dire, la battaglia principale che in questi giorni governo, istituzioni, sindacato, lavoratori devono portare avanti. Io spero che. La proprietà torni indietro rispetto a quelli che sono i suoi propositi anche ieri. Abbiamo avuto notizie abbastanza preoccupanti. Sembra che comunque loro insistano sul piano che hanno presentato. È un piano che andrebbe a penalizzare fortemente l'economia umbra e anche le politiche industriali di questo paese. Quindi, io spero. Che con grande senso di responsabilità il governo faccia sentire la propria voce, la proprietà diciamo in qualche modo torni indietro rispetto alle proposte che ha fatto e soprattutto si riapra un tavolo che serva in qualche modo a rilanciare le politiche industriali della nostra regione, del nostro Paese e che salvi in qualche modo anche l'occupazione delle acciaierie, perché credo che oggi questo sia uno dei problemi più importanti. Problemi importanti chiaramente anche da, da, da alcuni consiglieri. Di opposizione, di questa Assemblea legislativa c'è anche un attacco che va diretto al governo con critiche per non aver saputo gestire nel miglior modo eh, questa, questa vertenza tra la multinazionale, appunto, e, e, e i sindacati e una regione intera preoccupata per quanto sta avvenendo. Moni, lei che dici? Dico che i problemi vengono da lontano. E I problemi risalgono da quando eh, nessuno si è mosso eh, per quando le acciaierie cioè, sono state acquistate da multinazionali che tra altre cose, tutti lo sanno, comprano sul mercato mondiale per poi prendere quote di mercato e dismettere. Cioè, questa è l'operazione che fanno. Guardi, io di recente sono stato in un'azienda di Firenze che lavora l'acciaio e mi dicevano che quell'acciaio lo compravano, ma cioè quei materiali speciali li compravano in Germania e, e non li compravano in Italia. E la cosa è preoccupante è che a Terni c'è il know-how eh, di grande qualità e, eh, e si sta verificando quello che, 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 che fanno le multinazionali, acquistano le aziende e poi piano piano eh, prendono eh, il, il mercato di quelle aziende e li smettono perché concentrano le produzioni nelle, nelle loro regioni, nelle loro nazioni. Dunque il problema secondo me viene a monte, io penso che il governo ha una responsabilità, però bisogna anche... Che, eh, si adoperi perché io ho la sensazione purtroppo che se si va avanti con questa è eh, quello che diceva anche Centioli per la Nestlé che riguarda la Perugina eh, acquistato dalle, da una multinazionale che poi a mano a mano porta via prima i dirigenti poi dismette le catene di eh, produttività per eh, produrre su, una, su altri paesi e piano piano si impoverisce eh, la catena industriale dunque io penso che Sarebbe opportuno che la politica inizi a far rivalutare gli imprenditori italiani che possono rientrare su questo tipo di mercato. È chiaro che è una trattativa che si gioca molto su tavoli europei, come avete toccato insomma, anche nel... Vostro ragionamento, quindi diciamo che la difficoltà per sapere come andrà a finire esiste, esiste, sono eh, difficoltà oggettive, insomma, eh, che vengono fuori e in questo contesto la, la preoccupazione riguarda eh, centinaia di famiglie no, che non riescono a vedere un futuro sereno. Rimanendo fermi all'economia, al lavoro, è indiscutibile come da questa crisi, ancora mordente, si uscirà tutti più deboli, ma soprattutto bisognerà mettere in campo nuovi progetti imprenditoriali, nuove idee, un lavoro magari da inventare e qui un grande ruolo lo giocheranno anche le istituzioni, la scuola, quindi la formazione, il mondo bancario, quindi quello del credito e della fiducia. Monni, i prossimi anni saranno diversi da quelli che abbiamo conosciuto, no? in un contesto diciamo, economico che sta variando, eh, con la speranza che riparta insomma, la possibilità di trovare posti di lavoro, però è chiaro che bisogna avere un'altra mentalità nell'affrontare la realtà. No? Sicuramente saranno anni peggiori e sicuramente di grande sfida. Eh, io penso che però gli italiani hanno le capacità di eh, risorgere. Qui però bisogna che tutti facciano la loro parte, a iniziare dalle banche che in questi ultimi anni non danno più crediti alle aziende e le aziende che poi sono anche in difficoltà all'improvviso, quando spesse volte accade, fanno operazioni anche di forzatura del rientro dei fidi, dei, delle, degli impegni presi. E dunque la politica dovrebbe un pochino, come dire, ridare un, un equilibrio giusto per quello che riguarda tutto quello che eh, le, eh, la finanza è a favore anche dell'impresa. Dunque sperando che rinascano anche degli imprenditori illuminati e che le banche aiutino questi imprenditori, si può rimettere in piedi una filiera, di, da, partendo anche dal basso, di, 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 eh, di possibilità di lavoro che eh, può dare un minimo di fiducia. Sicuramente la situazione in questo momento è molto molto difficile. Cintioli, eh, lei vive una realtà più piccola rispetto a quella che vive Moni. No? Moni vive il capoluogo, vive Perugia, che ha probabilmente difficoltà molte simili o diciamo uguali, però in un contesto territoriale, seppur piccolo, come l'Umbria ci sono, no? differenze anche di impostazione come dire, eh, familiare, di impostazione imprenditoriale, eccetera. Ecco, lei che vive la, la Valle Umbra Sud, possiamo dire. Che, che, che pensi? Ma diciamo che il ragionamento che faceva adesso Monni credo che sia un ragionamento giustissimo. Io parto da una considerazione che intanto in questo paese bisogna cominciare a sostenere chi il lavoro lo crea, perché credo che se non sosteniamo chi il lavoro lo crea probabilmente sarà difficile anche creare nuovi posti di lavoro. Rispetto alla domanda che mi hai fatto io vengo sicuramente da una realtà meno dinamica da quella diciamo perugina con. Piccole aziende, una realtà che purtroppo da molti anni ormai, dal 2008, con la chiusura della Minerva, perché nel nostro territorio c'era un settore che era quello. Ecco, Specifichiamo, lei viene a Spoleto, è eh, così? Eh, Beh, diciamo, la valle, quando parliamo della Valle Umbra, vengo, vengo, diciamo il territorio a cui in qualche modo si fa riferimento rispetto ai problemi occupazionali, in questo momento, ripeto, è un territorio che aveva già subito, subito una deindustrializzazione pesante negli anni 60 poi diciamo, era ripartito con alcuni settori importanti, quali quelli dell'automobile, quindi pensiamo alla Minerva, pensiamo alla Pozzi. In questi anni purtroppo il settore, il settore automobilistico in generale a livello nazionale, ma in quel territorio le aziende hanno subito un, eh, una, una crisi fun, eh, micidiale, ripeto, che ha portato nel 2008 alla chiusura della Minerva, con tutto il... Il, il, diciamo, il problema legato al, all'indotto e oggi stiamo vivendo una realtà altrettanto drammatica con la l'IMS, gli Sottafraschini, quindi l'ex gruppo eh, Pozzi. A questo poi si legano anche altre difficoltà, quindi le difficoltà delle famiglie di quel territorio. Le, lo si vivono quotidianamente io spero che il ruolo delle banche perché poi diciamo anche lì le banche se pensiamo a tutta la vicenda della banca popolare, alla riorganizzazione che è stata è, fatta è. per le casse del risparmio <coughs> quindi io spero <coughs> che le banche comincino visto che, è considerato che oggi secondo me ne hanno la possibile e condizioni rispetto anche a tutte le iniziative che ha preso sia la Banca d'Italia che la BCE, le banche possano cominciare a rifinanziare imprenditori veri e si possano diciamo, in qualche modo risostenere anche nuove attività, nuove energie ma si possa dare fiducia di nuovo ai tanti che vorrebbero creare posti di lavoro. Nonni, a differenza degli anni 60, anche anni 70, chi investiva in un territorio, apriva un'azienda uno più uno faceva due, addirittura poteva fare anche tre, perché magari c'erano aiuti esterni che arrivavano, aiuti statali eccetera. Considerando che questi non ci saranno più e chi investe si troverà a fare i conti con uno più uno che potrebbe fare due, ma non è detto, allora non crede che bisogna garantire in queste circostanze. Eh, opere infrastrutturali di un certo livello, comunque eh, una, una situazione territoriale appetibile, perché poi le multinazionali o imprese anche locali o nazionali eh, guardano no, ogni particolare per arrivare poi a dare un futuro alla loro idea e al loro progetto. Ecco, l'Umbria com'è messa in questo caso e cosa dovrebbe fare, secondo lei? Ma intanto, mh, cosa dovrebbe fare? Io direi cosa non abbiamo fatto perché in questi ultimi anni abbiamo perso banche locali che avevano degli interessi eh, sul territorio e anche della sensibilità particolare per il territorio, dunque aiutare dai piccoli artigiani fino all'imprenditoria no? e anche ultimamente la perdita di una banca importante locale come Banca Popolare di Spoleto è stato un ulteriore colpo per questa regione, perché quando una banca di fuori arriva in un territorio come questo è palesemente è facile capire che è interessata agli sportelli bancari, però non ha la percezione, e già si, vede, già si vede, che ha interessi in loco. Dunque gli imprenditori hanno difficoltà a avere come interlocutore le banche stesse. Dopodiché bisogna cambiare anche la cultura degli imprenditori, perché gli imprenditori degli ultimi 15 anni sono diventati da imprenditori a operatori finanziari, nel senso che con la finanza facile e con anche... Eh, le tassazioni ridotte chi guadagnava in finanza, eh, molta gente ha smesso di produrre, no? ma ha, eh, ha spostato i propri interessi sul eh, tutto il lato finanziario. Bisogna tornare ai vecchi capitali di industria. In Umbria ci sono le condizioni, eh, non è vero che come dice lei non ci sono più aiuti da parte dei diciamo, de, de fondi, perché sappiamo benissimo che le regioni dispongono dei fondi comunitari. Anche lì no, ecco, la politica dovrebbe intervenire per eh, agevolare in modo eh, come dire a tutti quanti quelli che sono interessati a accedere anche a quei pochi finanziamenti che ancora ci sono. Mi riferivo in particolar modo al mondo del credito, comunque ad aiuti diversi, chiaramente sì, è come dice lei, però oh, mentre una volta si riusciva, anni fa si riusciva a vendere l'idea anche alle banche per avere comunque. Finanziamento per far partire eh, l'azienda oggi più che 10 ci vuole delle garanzie che è, è più eh, ma difficile. Sì, ma se, per, se un imprenditore per chiedere 100 deve mettere per garanzia 400, no, eh, come si fa? Quindi, uh, stiamo dicendo se, la stessa cosa? Esatto, se in più non c'è più delle banche no, sì. Le, sì. locali dove hanno interesse del territorio, lei capisce sì, che è, è diventato sì. problematico. Perfetto. Eh, Cintioli, mi pare che il ragionamento di Monni sia strettamente importante e logico, no? lei lo toccava prima con la, la banca locale e con l'assenza oggi di banche locali, quando un direttore ti guardava in viso, ti conosceva per famiglia eccetera e decideva. Oggi chiaramente le pratiche partono e vanno in altri luoghi. E lì sei un numero, sei una persona e sei il capitale che hai. Oggi no? purtroppo regole nuove impongono anche diciamo, scelte diverse, però credo che veramente le banche o tornano a finanziare chi ha veramente volontà, possibilità, disponibilità e in qualche modo capacità per creare nuove imprese, nuovi posti di lavoro oppure difficilmente l'economia e la politica live... cosa può fare? dato che la BCE eh, diminuisce sempre che... il costo del denaro quindi... io credo che la politica diciamo, qui può fare molto poco anche perché io sono uno di quelli che ha sempre sostenuto che la politica diciamo, deve essere fuori dal sistema bancario, quindi dalle banche, sono due cose completamente differenti. Credo che stia facendo molto, lo ricordava adesso Moni, abbiamo i fondi strutturali, abbiamo, diciamo, ci sono tutta una serie di misure. Le regioni anche, hanno anche le loro difficoltà per sostenere, dire, basti pensare agli sforzi che facciamo per sostenere la sanità, per sostenere i trasporti. Quindi diciamo, quelle poche possibilità che abbiamo credo che vengano utilizzate al meglio. Il problema è quello che diceva prima il collega Moni. Molto spesso. Ci sono anche giovani che vanno in banca a chiedere finanziamenti per, mettere, per creare impresa, anche per creare lavori nuovi e molto spesso gli si chiede molto di più di quello che magari gli si propone di dare, ma soprattutto gli si chiede ai giovani di fare dei sacrifici che oggi non sono in grado di fare. Quindi o le banche utilizzano soldi che hanno preso dall'Europa a tassi bassissimi per ricreare, per investire nell'economia, per abbandonare diciamo le eh, esposizioni finanziarie che hanno fatto fino ad oggi certo. oppure credo che l'economia diff difficilmente riparta Allora soffermiamoci un attimo sul mondo della scuola, la scuola è importante per la formazione quindi creare anche il futuro imprenditore, il futuro operaio eh, il futuro lavoratore insomma inteso a 360 gradi scuola è importante anche per la sicurezza altro tema che spesso toccate sia a livello di lavori d'aula ma anche nel vostro eh, ruolo di politici all'interno eh, del eh, territorio. Quindi l'importanza dell'istituzione scuola, l'importanza della scuola proprio in questo. Monni, cosa può fare di più la scuola per queste due situazioni? Beh, momento, formazione, ma soprattutto sicurezza, eh, intesa come tossicodipendenza, intesa come diciamo tra virgolette delinquenza che può nascere anche dai primi anni scolastici. La scuola può fare molto. <ride> può fare molto perché eh, è l'impostazione culturale e, eh, che uno dà ai, propri, eh, ai, ai giovani, dunque può fare opere di eh, informalizzare i giovani per quello che riguarda tutta la partita della tossicodipendenza, può fare, eh, coinvolgere le associazioni che si occupano di questo per andare a educare i, i ragazzi da giovani, da, giovane, da quando crescono. Per far capire che certi percorsi sono percorsi che portano a rovinare la, la propria vita e la vita de, degli altri e delle famiglie. La scuola può fare molto anche per quanto riguarda, però, anche qui la politica potrebbe fare qualcosa di più: per quanto riguarda indirizzare i giovani nel mondo del lavoro. In questi ultimi anni eh, la corsa alla laurea è stata sfrenata, tutti, tutti quanti i giovani puntano a definire le scuole per essere laureati e poi. Ci ritroviamo con un mondo di laureati che non trovano lavoro, mentre ci sono tante professioni che invece hanno difficoltà a reperire manodopera. e dunque sarebbe opportuno che la politica e le scuole inizino anche a indirizzare i giovani a prendere quei percorsi di istruzione dove portano a avere un minimo di certezza nel mondo del lavoro. Porto degli esempi: l'Umbria. Eh, ha una, eh, alcune nicchie di mercato ancora all'avanguardia, parlo della, della lavorazione del Kashmir, parlo della, eh, delle, delle, delle aziende, eh, del, tutto il, il polo aerospaziale del Folignate. Dunque, e queste aziende hanno, hanno eh, difficoltà di reperire persone eh, specializzate. Ora, io penso che le famiglie eh, che hanno un figlio è molto meglio che... Eh, trovano subito il lavoro, andando a lavorare eh, su questo tipo di aziende dove non saranno laureati ma il lavoro ce l'hanno, che avere un figlio laureato però disoccupato. Quindi diciamo più istituti professionali, come dire? Più, non più istituti professionali che già ci sono, ma più indirizzare le persone Quindi verso, verso, per verso certo. alcuni, cioè fare degli studi del settore, capire dove c'è la mancanza di manodopera ma non solo in questo ma in tanti altri settori eh, mancano manodopera specializzata no? e forse dare meno come dire, la, la, la spinta di laurearsi per forza per poi dopo eh, non trovare lavoro e andare a fare i magazzinieri su un supermercato sì, certo. um, Cintioli è un ragionamento eh, che, che, che fotografa diciamo, la realtà dell'Umbria no? la realtà dell'Italia sì, sicur sicuramente sì ma è un ragionamento perlomeno condivisibile da parte mia sicuramente, io queste eh, tesi le ho sostenute molto spesso. Io credo che a livello nazionale, intanto faccio una considerazione: credo che serva un nuovo patto tra la scuola e la famiglia, perché credo che molte delle cose a cui faceva riferimento Monni devono partire anche dalla, dalle famiglie italiane. Cioè noi dobbiamo cominciare a riconsiderare tutta quella serie di attività, di mestieri, di professionalità che avevano fatto negli anni passati diciamo dell'Italia un paese all'avanguardia anche per quanto attiene settori importanti quali quelli dell'esportazione se pensiamo al Madinete quindi penso non so, agli istituti professionali agli istituti industriali agli istituti alberghieri, agli istituti d'arte io penso a queste cose qui e credo che noi dobbiamo, il governo quindi le politiche a livello nazionale devono ritornare a reinvestire in questi settori porto un esempio, ieri ero a colloquio con un dirigente scolastico di un istituto alberghiero mi diceva che purtroppo eh, dire, a livello nazionale, in un settore importante come nel settore della ricettività, a questi istituti hanno tolto eh, l'insegnamento diciamo, della, della storia dell'arte. Io penso, immagino, un paese come il nostro, che è un paese dove dire, in qualche modo stiamo facendo sforzi consistenti per valorizzare il turismo, le città d'arte. Pensare a giovani, a ragazzi che stiamo formando e che devono diciamo, in qualche modo occuparsi di queste professioni, a questi ragazzi far eh, in qualche modo eh, significare che la storia dell'arte è un qualche cosa che non vale niente, credo che sia un fatto sbagliato. Quindi io ecco, credo che bisogna ritornare su queste, su queste cose, rivedere un attimo gli indirizzi e soprattutto sostenere tutti questi giovani che eh, si aprono a queste nuove professioni. I diritti più importanti di una persona, di un uomo, di una donna, di un bambino, è, cioè dell'uomo e la donna diciamo più che altro è il lavoro, poi qui ci mettiamo che è il bambino, e la salute. Eh, questi sono i due diritti che devono essere garantiti sempre e comunque, su cui insomma non, non si può discutere. Ecco cerchiamo di fotografare, vedete mancano sette minuti, dobbiamo parlare un attimo anche di legge elettorale, lasciamo per ultimo perché è un tema probabilmente per la gente meno importante. Eh, fotografiamo la sanità umbra, Moni. Lei spesso interviene su questo, su questo ambito. La fotografiamo in un minuto e mezzo per uno, ecco, cerchiamo di essere estremamente sintetici. Beh, guardi, per quanto riguarda la sanità Umbra, se parliamo della parte dei conti, dunque la parte finanziaria, bisogna riconoscere che in Umbria i conti sono a posto e comunque dunque da... da, da eh, Va dato atto che questa eh, impostazione va bene. Per quanto invece riguarda la, la partita della qualità della sanità in Umbria, eh, io ritengo che abbiamo delle grosse problematiche. Eh, in passato eh, eh, c'erano degli, degli ospedali, diciamo, eh, tipo l'ospedale di Perugia, ma anche l'ospedale di Terni, dove c'erano eh, tante eccellenze. E queste eccellenze, mano a mano che passano gli anni, eh, vengono a mancare. Eh, dunque, ritengo che alcune politiche sono politiche che eh, hanno portato a un impoverimento della qualità, eh, soprattutto in alcune specialistiche, della eh, qualità degli de, de, de operatori che potrebbero essere invece, soprattutto su una regione come l'Umbria che ripeto è, potrebbe diventare una regione pilota per, vista le dimensioni, viste le caratteristiche eh, penso che qui la situazione della sanità è abbastanza eh, diciamo imbarazzante per non parlare poi per quello che riguarda tutte le, le questioni dei ritardi per le visite specialistiche che eh, siamo un pochino di in quindi difficoltà quindi lista d'attesa diciamo lista è una... Sì. Cintioli ah, diciamo io qui la penso in maniera diversa rispetto al collega Monni è vero è stato toccato adesso, alla fine, abbiamo un problema, insisto, un problema quello delle liste d'attesa, sulla quale voglio dire, a, livello, a, livello anche di, a livello politico, quindi partendo dall'assessorato, dall partendo dai dirigenti, partendo dalle ali, si, si sta in qualche modo cercando di porre rimedio. Per quanto attiene invece al livello della qualità della sanità umbra, non lo dico io, dire, ma lo, lo dicono le indagini, lo dicono, dire, ce lo dicono gli altri, l'Umbria è una diciamo, delle regioni forse all'avanguardia, sia per quanto attiene al diciamo, livello della, della spesa sanitaria, quindi a livello delle prestazioni, ma anche per quanto attiene alla qualità dei servizi. Era un'indagine di poche settimane fa, credo di un paio di settimane fa, pubblicato sul mi sembra se non erro, sul Corriere della Sera o su Repubblica e l'Umbria, diciamo, nella media delle prestazioni eh, era forse la migliore regione d'Italia, quindi credo che questo in qualche modo sta a significare qualche cosa. E poi altra considerazione. Io credo che anche sulla sanità con tutte le difficoltà, con tutti i problemi, noi dobbiamo smettere di sparare su questo settore perché più demonizziamo più in qualche modo, diciamo, eh, parliamo male della nostra, del nostro sistema sanitario e credo. Più in qualche modo peggioriamo la qualità delle prestazioni. Io credo che va sostenuto lo sforzo che si sta facendo, è un settore difficile, è una materia dire, molto complicata, ci sono scoperte anche eh, importanti ogni giorno, ci sono eh, cure diverse, ci sono, ci sono interventi. Quindi, quindi c'è diciamo, la ricerca che sta facendo passi in avanti. però credo che su questo non siamo probabilmente secondi a nessuno. Allora concludiamo il nostro spazio parlando di legge elettorale regionale. Se ne sta discutendo in commissione, statuto, eh, qualche giorno fa è stata presentata ufficialmente una proposta del Partito democratico su cui si sta discutendo, chiaramente, eh, con eh, contrapposizioni abbastanza evidenti. Eh, soprattutto da parte delle forze di opposizione ma anche all'interno della stessa maggioranza, insomma che forza non è d'accordo su questa linea. Cintioli eh, come verrà impostata alla fine secondo lei, provando a immaginare quello che potrebbe accadere tra qualche mese, oppure rimarrà così com'è, come andrà a finire? Ma no, io credo che eh, il Consiglio regionale eh, sarà in grado di licenziare una legge eh, che sia la più eh, diciamo, in qualche modo rispondente possibile a quelle che sono le esigenze degli uomini. Io credo che dal gruppo consigliere del PD, della maggioranza, è uscita una buona proposta di legge. Tra l'altro credo che sia una legge che possa essere condivisa anche da altri gruppi. Io adesso qui ho il collega Monni. Del nuovo centrodestra, vuol dire, se noi in qualche modo paragoniamo la proposta di legge che abbiamo fatto a livello regionale con la proposta di legge che è uscita ieri diciamo, da un accordo prima diciamo, di maggioranza tra i partiti che sostengono il governo Renzi e ieri dall'accordo con Berlusconi, io credo che la nostra sia molto più rispondente e tenga anche molto, conto molto di più diciamo, di quelle che sono le esigenze dei partiti minori. Quindi io credo che su questo si possa trovare in Consiglio regionale ampia condivisione perché io sono, sostengo. Che la legge elettorale non deve essere approvata diciamo, soltanto dalla maggioranza, ma deve in qualche modo accogliere le richieste che vengono anche da minoranza E spero che su questa proposta, che secondo me può essere ancora migliorata, si possano trovare ampie convergenze. Monni, lei come la immagina? Guardi, un dato che, come diceva lei, alla gente della legge elettorale non ci si mangia sì, con la legge però elettorale anche della però, rappresentanza esatto no, guardi io sono molto pragmatico la legge presentata dal, eh, dal PD che poi ancora non riusciamo a capire se eh, mm. è tutto il PD completo una parte del PD perché poi ci sono anche eh, partiti alleati del centro-sinistra che questa legge non, non la riconoscono il, il PD al completo vabbè, quindi da questo vabbè. punto di vista <ride> allora guarda, io posso dire che personalmente anche a nome del nuovo centro-destra questa legge ci può anche andare bene anche perché per quello che ha detto nel, eh, Cintioli è vero che rispecchia molto gli equilibri nazionali. L'unica cosa che noi chiederemo e che dunque per farla rispecchiare totalmente agli equilibri nazionali è il doppio turno. Non è possibile che un partito che non raggiunge almeno il 45% dell'elettorato abbia un premio di maggioranza. Io penso che se la legge nazionale va verso questa direzione, se la legge dei sindaci se un partito, una coalizione non raggiunge il 50% dei consensi va al, doppio, al secondo turno penso che sia impensabile che una, regione, che una coalizione che vince al 42% possa avere un premio di maggioranza così schiacciante guardi se su questa legge elettorale senza modificare nulla si inserisce anche il doppio turno al 45% al 45%. Dunque starci, noi possiamo benissimo sottoscriverla sì. subito. Allora, proprio in conclusione, in un minuto, voi vivete il territorio, come dicevo prima, siete consiglieri regionali, quindi siete consiglieri un po' di tutta l'Umbria, anche se chiaramente eh, la, la, vostra area la, conoscete, la vostra area a livello territoriale la conoscete meglio. Quali sono le vostre impressioni? Qui si vota tra, tra 5-6 mesi, insomma, no? Stando alle... Possibilità di marzo per andare alle elezioni regionali. Eh, quali sono le vostre impressioni? Qual è il clima che si respira in giro, Cintioli? Ma io credo che. Rispetto al governo regionale, in giro si registra un clima sereno. Credo che la Presidente Marini ha governato bene. L'Umbria esce diciamo, diciamo prima, da, per tantissime politiche ne esce bene. Io credo che non ci siano grandi difficoltà nel vedere riconfermata l'attuale maggioranza. Bonni, lei invece. Ma io penso che... Dopo quello che è successo alle ultime elezioni amministrative, dove c'è stato un ribaltamento di città importanti come Perugia, come Spoleto, Norcia e la conferma di molti comuni gestiti governati dal centro-destra, io penso che abbiamo grosse possibilità, se c'è il buonsenso da parte di tutta la classe dirigente, di andare uniti. Di come aver vinto Perugia, che sembrava impossibile fino a dieci giorni prima dalle elezioni. Eh, ci può essere una grande possibilità di speranza che anche questa regione possa respirare un po' più di democrazia. Siamo alla conclusione del nostro appuntamento settimanale. Io ringrazio Giancarlo Cintioli del Partito Democratico, Massimo Monni di Umbria Popolare Nuovo Centrodestra. Grazie a voi per averci seguito. L'appuntamento è alla prossima settimana. Arrivederci.